Amici di Famo Fame, ben ritrovati. Oggi abbiamo il cantante delle sigle dei cartoni animati, cioè Giorgio Vanni. Però prima c'è la sigla. Cantante, autore e musicista, il re delle sigle dei cartoni animati, come quella che faceva What is my destiny, Dragon Ball. Ciao Igor. Ciao a tutti gli spettatori di IETV UK. Sono molto felice di essere qui e rispondere alle vostre domande. Ma tra le tante sigle cantate, ne avrà Giorgio Vanni una preferita? La sigla a cui sono più affezionato è una domanda un po' difficile, perché ho cantato molte sigle, ne ho composte altrettante con l'ammiraglio Max e sono affezionato a molte di queste sigle. Però forse l'incredibile Hulk e i Pokémon, la prima. Viva i Pokémon, tosti e prorompenti, tutti differenti, gotta catch em all. Perché? Perché sono state le prime, i Pokémon è stata la sigla più eclatante. Ovviamente c'è anche What is my destiny, Dragon Ball. Sono due cose, due sigle diverse, due piani musicali abbastanza diversi. Ma l'incredibile Hulk perché? Perché l'incredibile Hulk ha una piccola vicenda. Noi facevamo sempre delle proposte ad Alessandra Valeri Manera per farci, ovviamente per far ascoltare, facevamo ascoltare sempre alcune proposte che lei poi sceglieva. L'incredibile Hulk era la seconda sigla che facevamo dopo Superman e la prima proposta gli era piaciuta, ma non tantissimo, e io ero un po' agitato. Allora prendo la macchina e torno a casa, chiamo l'ammiraglio Max e dico: Max, non gli è piaciuta tantissimo l'incredibile Hulk. Allora, ovviamente eravamo insieme con Alessandra a sentire l'incredibile Hulk, la prima proposta non era piaciuta tanto. Senti, mi è venuta in mente una melodia, ed ero così agitato di non aver soddisfatto immediatamente Alessandra, erano le prime volte, le prime situazioni di questo tipo, che in macchina mi sono messo a urlare, a cantare, e di fianco vedevo passare appunto le macchine che mi guardavano, le persone che mi guardavano e dicevano: questo qua è matto, canta in macchina. L'ho sempre fatto, ho sempre scritto così in macchina, perché ha la forza di mille uomini e più si arrabbia più mostra i muscoli, che colpi dà l'incredibile Hulk. E questa frase, perché alla forza di mille uomini, è rimasta, e sono molto affezionato a questa sigla, anche perché la sigla ha fatto un grandissimo successo come sigla. Il cartone stentava un pochino, per cui io mi ricordo di questa cosa qua e sono affezionato a questa sigla anche per tutto quello che è successo dietro alla composizione, alla realizzazione di questa sigla. E proprio dall'incredibile Hulk andiamo a gustarci un piccolo estratto. Ecco a voi Hulk. È uscito il nuovo disco Toon Toons, che oltre a essere un fantastico prodotto dance, rievoca anche quel momento nel quale nelle sigle dei cartoni animati è stato inserito il Toons Toons, come lo ha definito Alessandra Valeri Manera. Ci racconti l'aneddoto? Allora, io e l'ammiraglio, che dopo ci raggiungerà, abbiamo iniziato nel 1998 con la prima sigla Superman, Superuomo, Superman. E quando ci siamo approcciati alla composizione, alla produzione di questo brano, che doveva essere una sigla, l'abbiamo fatto come tutte le altre, cercando di fare una canzone pop. Poi l'ammiraglio in particolare, che è un arrangiatore, che è la parte più produttiva e chi costruisce appunto l'arrangiamento del pezzo, ha detto: a te piace la dance, hai fatto anche dei successi dance con la cassa in 4, perché non mettiamo la cassa in 4 anche nelle sigle dei cartoni animati?
animati, in questa sigla abbiamo messo appunto nella prima sigla di Superman la cassa in 4, e da lì la cassa in 4 è durata fino ai nostri giorni. Alessandra, la grande Alessandra Valeri Manera, nostra grande amica con cui abbiamo fatto un sacco di tutte queste sigle, che ci ha prodotto, allora ha definito il nostro arrangiamento appunto il Toon Toons. Questo ultimo CD ha voluto, con questo ultimo CD abbiamo voluto un po' celebrare questa cosa appunto del Toon Toons, e all'Ammiraglio Max è venuta questa idea praticamente: chiamiamo il CD Toon Toons e facciamo un singolo appunto per presentare e celebrare tutta la storia, tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, che rientra nel Toon Toons, in questo mondo musicale che noi definiamo il Toon Toons. Poi appunto abbiamo fatto anche il singolo insieme ad Amedeo Preziosi, che ha fatto un preziosissimo featuring. Abbiamo fatto Toon Toons, noi siamo quelli del. Amo la dance e la cassa in quattro, sulla mia pelle come un tatuaggio. Io credo in me, nel mio destino, e canto ancora come un bambino. Guardando i manga col volume a palla, con la mamma in salsa che gridava basta. Noi già 5 anni eravamo sotto casa e sognavamo di volare accanto a Goku come un caccia. Incollati allo schermo con il pigiama, con le mani su, come per fare una cicchidama. Non abbiamo imparato neanche un capitolo di storia, ma le sfide dei cartoni le ricordi a memoria. Siamo cresciuti col Toon Toons, incollati alla TV, quando non c'era YouTube, senza Spotify e iTunes. Siamo fan di Dragon Ball, catturiamo i Pokémon, senza trapper e reggaeton, e non rimpiango i Digimon. L'abbiamo messa noi, la cassa, la cassa. L'abbiamo messa noi, che spacca, che spacca. L'abbiamo messa noi, la cassa, la cassa. L'abbiamo messa noi. Sarebbe bello vedere e ad ascoltare tutte le sigle di Giorgio, però il tempo è tiranno. Allora abbiamo un medley per voi. Vai col filmato. Compagno di mille avventure è l'ammiraglio Max Longhi, ma come sarà il loro rapporto? È una bella domanda. Il nostro rapporto va avanti da tanto, da circa 25 anni, e non sentirli. Non si ricorda mai l'anniversario. Non mi ricordo mai l'anniversario. No, comunque sono veramente tanti anni che collaboriamo, abbiamo scritto tante cose, e in tutti questi momenti ci sono stati anche dei bei momenti, giustamente. Beh, tanti momenti belli, sì. Soddisfazioni. Per citarne alcuni, io direi anche molti live, soprattutto, che ci hanno dato soddisfazioni, certo. Come Luca Comics, che quest'anno ripeteremo dopo parecchio tempo. Dopo un po' di tempo, dopo 6 anni. E anche cose discografiche, appunto, di una certa importanza. Puoi ricordare, al di là delle sigle, che abbiamo fatto tante sigle di successo, di grande successo, certo, che ho cantato io, che perché cantato molti anche... non lo sanno. Molti non lo sanno. Spieghiamolo. Ecco, infatti. E... che ho cantato io.
e anche quelle che abbiamo fatto, abbiamo prodotto per Cristina, ma abbiamo fatto anche dei successi internazionali, come per esempio Super Lover, sempre per il Giappone, The Winds, Misa Banzai, sì, per il Giappone. Poi abbiamo anche in Sud America, abbiamo toccato anche in Sud America, ecco, con Riccardo Montaner, El Puma, Miguel Bosé, Sergio Dalma in Spagna, insomma abbiamo fatto tante cose insieme. Worldwide. E per questo che io lo chiamo l'ammiraglio, perché esatto, lui comanda il vascello e il timone. Al timone c'è il capitano, l'ammiraglio è lì, che gli dice vai di lì. È il padrone della melonera. Ecco, hai visto. Okay. Ma Giorgio, per te come sarebbe suonare a Londra? Ragazzi, sarebbe bellissimo. Intanto Londra mi piace tantissimo, è una città meravigliosa, ma è una delle città della musica, come non so, Los Angeles, New York, Boston, anche Parigi. Comunque, Londra, meraviglioso. Sarebbe fantastico, io ci sono, andiamo in un pub grandissimo e cantiamo Combatte per trovare il drago. Mi piacerebbe tanto, dai, Igor, organizza, arrivo. Vi piacerebbe vederlo a Londra? Scrivetecelo nei commenti. Anche per Giorgio è arrivato il momento della nostra fatidica domanda. Giorgio, fama o fame? Allora, la fame è un propulsore importantissimo. Ti spinge ad alzarti, a trovare le forze, l'energia per poter soddisfare la tua fame, per poterti sfamare, e non soltanto nel senso letterale, anche nel senso letterale. Io sono cresciuto in una famiglia di media borghesia, non ricchissimi, stavano abbastanza bene. Mio padre ha fatto dei sacrifici per potermi mantenere, per potermi mantenere agli studi, e poi per potermi dare la possibilità di comprare la chitarra, di comprare un microfono. Però io ho dovuto impegnarmi per poter arrivare a mantenermi a soddisfare la mia fame, a sfamarmi con la mia passione. E ci vuole la fame per la passione. La passione deve essere importantissima, la passione nei confronti della musica, che ti fa decidere di sì, mi voglio sfamare con la mia passione, con la musica. Poi la fama, se ne posso parlare, la fama è soltanto la fama, per quanto mi riguarda, relativamente, ecco. Cioè i miei prodotti che ho fatto io con l'Ammiraglio Max sono molto molto famosi. Io inizio un pochino adesso ad essere conosciuto con il web. Prima la mia voce era conosciuta. Comunque, la fama è una conseguenza, appunto, alla passione per la musica, per la tua arte, e alla necessità di sfamarti. Per cui fame. Grazie per averci seguito. Noi ringraziamo Giorgio Vanni per la disponibilità. Arrivederci alla prossima puntata di Famo Fame con un nuovo VIP italiano. Voglio salutare tutta la ciurma da capitano, tutta la ciurma degli spettatori di IE TV UK, anche Igor, assolutamente. Ci sono, se volete invitarmi per una data, vengo a cantarvi tutte le sigle che vi fanno sognare, vi hanno fatto sognare da piccoli, vi fanno sognare ancora da grandi, anche in un altro paese. Bye bye!